Bella a tutti, raga, qui è Miro e oggi siamo qui per parlare della stagione 2016-2017 del Cagliari, dato che è stata l'opzione più votata nel sondaggio del video precedente. Quindi adesso andremo a parlare in breve della stagione del Cagliari. Il Cagliari, ovviamente come neopromossa dalla Serie B, non aveva tante opzioni, ma l'unica vera opzione a cui puntava era quella di salvarsi, e diciamo che la parte di andata del campionato del Cagliari non è stata poi così buona. Ovviamente non ha fatto schifo, ma non è stata neanche un girone d'andata da incorniciare, diciamo. Ha avuto i suoi pregi e i suoi difetti. Inoltre ha continuato il filotto di partite vinte al San Siro contro l'Inter, perché anche in questo campionato siamo riusciti a vincere contro l'Inter 2-1 a San Siro, oltre alla partita vinta a San Siro 2-3 anni fa, quando ci fu la tripletta di Ekdal e vincemmo 4-1 contro l'Inter, di cui se non ricordo male segnò o Osvaldo o Palacio. Adesso vado a memoria, non ricordo perfettamente. Comunque il Cagliari continua ad ottenere questo filotto di partite al San Siro contro l'Inter, e questa cosa è motivo di grande orgoglio per il Cagliari e per noi, ma soprattutto di grande illusione, di grande amarezza. Perché? Perché dopo la partita con l'Inter ci fu una serie di partite in trasferta negativissime. Riuscimmo a perdere in trasferta contro l'Empoli, che già all'epoca non era in una situazione molto positiva, diciamo. Ed oltre a questo problema delle trasferte si aggiunse anche il problema degli infortuni, perché noi iniziamo il campionato con il capitano già fuori per infortunio, capitan De Sena fuori per infortunio, e quindi avevamo già un centrocampo che avevamo trovato buoni sostituti, perché alla fine mi dispiace per Di Gennaro che purtroppo se ne va, perché io lo adoravo. Abbiamo avuto Di Gennaro come buon sostituto, anche se poi alla fine il mister Rastelli non l'ha sempre poi messo in campo. E abbiamo avuto questo problema degli infortuni non solo con De Sena, perché alla fine poi De Sena, se non erro, una o due partite prima del Palermo all'andata rientrò, quindi, e segnò una doppietta con il Palermo, ecco perché uso il Palermo come punto di riferimento. Poi abbiamo avuto infortuni con Ionita, con João Pedro, Melchiorri è stata un'assenza pesante, perché è venuto a mancare, pare brutto. Comunque ci è mancata un'altra prima punta vera come Borriello, quindi la sua assenza si è fatta molto sentire. In tutto questo il Cagliari finisce il girone di andata al 14° posto, che alla fine per una neopromossa non è neanche male, però se calcoliamo il fatto che comunque il Cagliari era riuscito a toccare il picco di stare all'8º, nono posto, comunque alla fine un po', diciamo, ti ciro del culo. Però comunque non possiamo avere nessuna pretesa, perché comunque in molte partite abbiamo provato a giocarcela. In tutto questo, in mezzo al campionato ovviamente c'è anche la Coppa Italia, che parte col terzo turno ad agosto. Giochiamo contro la SPAL al Sant'Elia, e tra l'altro si sono sfidate le due vincitrici degli ultimi 2 anni della Serie B. Vincemmo 5-1. Se non erro, con 4 gol di Borriello e uno di Sau, e a noi segnò Antenucci, non ricordo, e poi agli ottavi di finale, credo siano, sì, credo fossero gli ottavi di finale, uscimmo perdendo 2 o 3-0, credo 2-0, contro la Samp, meritatamente, perché il Cagliari in quella partita era totalmente assente, non ha minimamente giocato, quindi abbiamo meritato di uscire dalla Coppa Italia. Il girone di ritorno, devo essere sincero, è stato abbastanza recente. Abbiamo giocato bene, abbiamo mostrato grinta, e di questo ne parleremo poi dopo con le partite chiave. E siamo riusciti comunque a mantenerci sempre in quella posizione, evitando quindi le zone basse.
giusto all'inizio del girone di andata c'eravamo avvicinati alle zone basse, 18°-19° posto, però poi da metà girone di andata in poi non abbiamo più corso il rischio di retrocedere e infatti già 6-7 giornate prima della fine siamo riusciti a salvarci. Quindi girone di ritorno veramente ottimo dal mio punto di vista. E ovviamente se parliamo della stagione che ha appena finito il Cagliari, non possiamo non parlare del più grande difetto che ha avuto quest'anno, ovvero la difesa. La difesa, ragazzi, è stata veramente scandalosa. Io pensavo che l'acquisto di Bruno Alves potesse portare comunque dei rinforzi alla nostra difesa, ma alla fine così non è stato, perché comunque abbiamo preso un'imbarcata di gol, molti dei quali evitabilissimi, un po' colpa di Storari che verso la fine del girone di andata ha avuto degli screzi con i tifosi, un po' perché la difesa in sé era titubante, non era decisa, non era abbastanza aggressiva. E quindi abbiamo preso un'imbarcata di gol e ci stavano la maggior parte, perché commettendo degli errori del genere te li meriti di prendere, perché uno dei grandi problemi del Cagliari, oltre alla difesa, è la mancanza di parlare, non so per io bene come spiegarlo, comunque come si dice? La comunicazione. Una delle più gravi mancanze del Cagliari, oltre alla difesa, è stata la comunicazione tra i giocatori stessi. Perché molte volte nelle partite del Cagliari si vedevano i giocatori che passavano la palla, ma non se la passavano tra di loro. Sbagliavano veramente troppi, troppi passaggi. E per una squadra di Serie A non puoi giocare così, non puoi sbagliare parecchi passaggi, troppi passaggi in quel modo. Erano veramente dei passaggi scandalosi, io spero che il mister riesca a aggiustare il tutto per quanto riguarda il comparto tecnico-tattico, quindi io spero che per la prossima stagione, non dico arrivare in zona Europa League, è un sogno che per adesso non credo avverrà. Aspetteremo 3-4 anni e poi forse si vedrà, spero in un progetto simile all'Atalanta. Però puntare magari a un decimo, nono posto, penso sia una cosa fattibile, magari giusto per evitare la Coppa Italia d'agosto e giocarla direttamente a novembre, dicembre, adesso non ricordo bene. Comunque alla fine il Cagliari conclude il campionato Serie A 2016-2017 all'11° posto con 47 punti, 14 vittorie, 5 pareggi, 19 sconfitte, 55 gol fatti e 76 gol subiti, con una differenza reti di meno 21. Ed è grave. Neanche nell'era Zeman il Cagliari forse era riuscito a fare così schifo. Ci sono state serie di 2-3 partite in cui avevamo preso sommati i gol di quelle 3 partite, 16-15 gol, ed è abbastanza brutta come cosa. Una squadra di Serie A non si può presentare in un campionato del genere e prendere tutti questi gol. Però alla fine se siamo salvati, quindi meglio così. E niente, questa era la mia analisi della stagione del Cagliari 2016-2017. Per i prossimi video avevo intenzione di fare la situazione attuale del calciomercato del Cagliari e i top 5 e flop 5 giocatori del Cagliari. Ovviamente è un mio parere, quindi è tranquillamente opinabile. Magari voi scrivetemi nei commenti cosa pensate. E niente, ci vediamo alla prossima. Bella!